di area vasta, dovremo aspettare almeno il referendum sulla riforma costituzionale, perché qualunque sia l'esito, poi sarà doveroso che questa Camera rimetta mano al TUEL con particolare attenzione anche all'Unione dei Comuni. Non possiamo quindi che annunciare il nostro voto positivo della nostra componente per le ragioni appena espresse e perché riteniamo che con questo disegno di legge si siano poste le basi per un'effettiva ripresa, sostenuta anche dai necessari investimenti pubblici degli enti locali, in coerenza anche con la maggiore flessibilità chiesta dal Governo all'Europa. La ringrazio. Tabacci. Signor Presidente, signor Vice Ministro Morando, rappresentanti del Governo, queste modifiche alla legge numero 243 del 2012 sono indubbiamente un passo in avanti sul tema dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali. Ovviamente rappresentano una modalità attuativa dell'articolo 81 della Costituzione. Esse intervengono nel quadro della legislazione vigente e qui andrebbe ricordato il fatto che essa dovrà essere profondamente ritoccata sul versante delle entrate, ripristinando un'adeguata autonomia impositiva senza la quale viene meno anche la possibilità di giudicare nel concreto la buona amministrazione. Dicevo che la modifica interviene a legislazione vigente, sostituendo gli attuali obblighi di pareggio in termini di cassa, nel rispetto del solo saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. Questo consente di superare in via definitiva la precedente disciplina del patto di stabilità interno, più volte modificato in questi anni, proprio per mettere in campo una nuova modalità del concorso degli enti territoriali al raggiungimento del più complessivo obiettivo di finanza pubblica. Ci si è concentrati positivamente già in Senato, perché noi siamo qui in sede di approvazione definitiva, sulla questione relativa alla inclusione del fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo non negativo in termini di competenza. Tale inclusione è rimessa per il triennio 2017-2019 alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, mentre a regime decorre dall'esercizio 2020. L'inclusione del fondo vincolato nel computo del saldo potrà ridurre anche l'ammontare degli avanzi di amministrazione, che è un problema che è stato posto nella discussione in Commissione bilancio, avanzi che si sono accumulati nel tempo, con ciò potendo destinare le maggiori risorse aggiuntive per gli enti territoriali virtuosi a spese di investimento. Da ultimo sarà necessario compiere un'aggiornata riflessione sul complesso della materia delle sanzioni applicabili agli enti territoriali nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. E ci auguriamo che la stagione delle deroghe alle sanzioni sia definitivamente superata. Con queste osservazioni esprimo il voto favorevole del Gruppo parlamentare Democrazia Solidale Centro Democratico. Grazie Tabacci. Monchiero. Grazie Presidente. Cari colleghi, rappresentanti del Governo, ma la norma che esaminiamo oggi è una modifica dell'insieme di vincoli particolarmente stringenti che vennero introdotti dalla legge 243 del 2012 a seguito dell'obbligo del pareggio di bilancio introdotto nella nostra Costituzione. La necessità di imporre vincoli stringenti alla normativa contabile nasceva da un abuso verificatosi nel tempo che consentiva agli enti di eludere, attraverso le norme un po' labili della contabilità finanziaria, di eludere appunto l'obbligo di correlare in modo più stretto le spese con le entrate. E si trattò di una misura congiunturale adottata in un momento particolarmente difficile e proprio perché veniva da anni di cattiva esperienza introdusse